Buongiorno fiorellini, fiorellini, oggi mi sono svegliata troppo tardi, sono le 6:36 e stiamo andando a camminare a quest'ora, ma non è perché è proprio tardi, tardi, siamo a 20 gradi già, è perché fa caldo, è quella cosa, fa troppo caldo dopo, per questo motivo mi sveglio prestissimo d'estate, vado a camminare. Questo motivo qua se c'è sempre sta colara poi e perciò è per questo motivo. Ok, io adesso sto andando a Civita per andare a camminare. Mi piace quel percorso perché è lunghissimo, posso farlo ancora più lungo de l'ho fatto, rifaccio. Però poi ci sta la salita, robe così. Tanto che tocca andare su sempre. Voi dovete vedere mattina come c'ho i capelli dritti. Mi sono bagnato tutte le mattine per passare qua. Infatti poi ce l'ho bagnati. Qui no, qui mi si drizzano tutti. Ok, adesso vi lascio perché ci vediamo giù a Civita, però tanto vi vedo sempre lungo questo video. E ciao e via la sigla. Eccomi fiorellini e fiorelline, sono ritornata e adesso andiamo a camminare. Come sempre, come tutti i giorni, diceva che tempo a fabbrica pioveva. Boh, oggi pomeriggio forse dice. Ok, andiamo su a camminare. Ecco, tanto che fa già caldo a quest'ora, 10 minuti alle 7. Ciò faccio tutto il giro a 10 minuti alle 8. Dovrei aver finito. Un'oretta e va bene. Comunque, quando stavo qua, poi abitavo laggiù, dove ho fatto vedere, veniva la mattina ed estate, pure d'inverno, forse perché portavo ragazze a scuola, mi ricordo, mattina e pomeriggio camminavo, forse per quello me lo rimaneva tanto. Facciamo la salita e veniamo pure il pomeriggio verso le 2 così, facevo le 2 fino alle 3 così, mamma mia, era più comodo perché stavo qua, abitavo a Civita, venivo qua, facevo presto, c'avevo la musica, le cuffiette, mi ricordo. Musica, cuffiette. È cambiata la situazione. Prima musica e cuffiette. Aspetta, poi giro, l'altra volta non vedevo di magri musica e cuffiette. Stavolta invece registrazioni. Prima invece musica e cuffiette. Vabbè, comunque è uguale, basta si cammina e riesco a buttare via chili. L'importante è quello. Ieri ho mangiato prosciutto, come ho comprato quello dolce, che è salato non lo posso mangiare, però sinceramente fa schifo. L'insalata, le verdure senza sale proprio, solo olio, 2 cucchiaini di olio, già era poco. Prima metto poco sale perché per la dieta, ma invece è per la pressione. E devo mangiare cose sciape, così, non sciape, senza sale proprio. Vabbè, comunque, vediamo. Che sinceramente
L'altra volta, quando facevo la dieta, ogni tanto non mangiavo mangiavo senza sale. E insomma, vabbè, vediamo un po'. Comunque, è da ieri che prendo una pasticca sola, vabbè, quella la prendevo tanto una volta al giorno, non è che la prendevo due volte, una volta solo la mattina e basta. Questa qui che mi ha lasciato, questa che prendo due volte mattina e sera, alle 8 di mattina e alle 20 di sera, però quasi un anno, boh, non so, da dicembre che la piglio, perciò vediamo un po'. Vabbè, comunque sì, spero che tu sia più tranquilla, sì, perché un conto manca. Cosa per il cuore, un conto per il polmone. Questa situazione del polmone se lo so per tutta la vita, perché non solo mi ci abituerò, perché questa è la prima estate e perciò è un po' più dura la cosa. Prossimi anni penso che è meglio, non lo so, magari dice così, prima estate è brutta. E poi c'è Billy, vabbè. Ma sinceramente però, quanto mi sento soffocare, metto il ventilatore, o ventilatore dell'aereo, ventilatore mio, quello piccolino, si scarica sempre la batteria, però è quella la cosa. E vabbè, comunque. Casa dove abito io? Allora, d'inverno fa freschetto perché io non ho persone che abitano sotto, sopra, di fianco, come stai in condominio. Invece d'estate si muore di caldo. Si muore di caldo proprio. Mamma mia. Mo' per luglio mi voglio comprare. Vedete, trovo un tavolino per fare festa. Bello, abita da solo, non sta in condominio perché stavo prima, c'era quella sopra che bussava, roba così, e faceva dispetti. E adesso invece non mi poteva sopportare. Ma quanto mi vede, fa: "Oh, guarda Roberta!" Non, io non gli parlo perché mi sono antipatica proprio, mi ha fatto peggio cose. Il marito un giorno si è sentito male. E doveva stare in silenzio e lei ha iniziato a bussare per fargli dispettare se sta male, cosa facciamo morire, ma una cosa del genere, si sentiva tutto, poi il condominio si sente tutto, lo dico, poi si parlava forte, una cattiveria proprio assurda quella. E perché cosa per casa poi? Mi sono pentita, ma quel periodo dovevo dire a Gabetti che a lui non gli avrei venduta quella cifra, avrei venduta di più per tutte cose che ci hanno fatto. E insomma, un po' devi fare, per esempio, la fine dell'anno, primo dell'anno, un po' di festeggiare, un po' di fare niente, un po' di invitare persone. Quel periodo c'avevo tante persone venivano a casa, non ce ne venivano più perché bussavano. Insomma, un barro in una vita quella. Là, la fabbrica, sono da sola e poi fa mangiare non te pare, poi fa feste, poi fa tutto. Perciò il giardino quest'anno, no, giardino su, l'atrio voglio comprare un po' di sedie, poi quanto diciamo. E quando siamo? Boh, 4, 5, 6 persone mi sa, dovremmo essere. E lì certo quando stai sola così, ma non tante ville schiere, proprio villette sole così, come ce l'ho io che non c'ho nessuno così. E già villetta schiera un po' c'è, perché c'è i vicini, robe così, invece come sto io no.
Sì, sta in affitto, però sto sola, non ci abita nessuno, giusto tra un giardino e un'altra, così, a lontananza del giardino, roba così. Però perché c'è lo spazio tra uno e l'altro. E perciò voglio comprare un pezzo da tavolino con le sedie, vediamo, il 15 luglio, però penso che lo farò il 16, perché il 15 mi sarebbe venerdì, il 16 di sabato, e così a domenica loro non dovranno andare a lavorare. Vediamo comunque, adesso sto, andiamo a camminare, sto a fare salita e ci vediamo dopo, ciao! Ciao fiorellini, fiorellini, adesso ho finito da camminare, guardate i capelli qua dritti, mica bene perché ho finito adesso, ho sete, ce l'ho dritti ricci in casotto. Questo è termico, però l'acqua è calda, non so perché, perché penso c'è il ghiaccio dentro, lo so, insomma qua ce l'ho ricci qua. Vedete tutti i porricciolini e qua addirittura ce l'ho dritti e poi l'ho pure bagnato perché la mattina mi sveglia tutti dritti i capelli, vabbè, se stanno allungati, pensa, è solo un mese e figurate quando so, settembre, ottobre, come ci avrò i capelli, vedrete tutti montagna di capelli. Ok, oggi abbiamo finito. Mi toccano sempre gli specchietti lì, stanno sempre le spostate, mi toccano mettere a posto quando finisco qui, prima di andare via. Noi adesso finiamo il video, spero che vi ho fatto compagnia, fa un caldo da morire, non so, guardate tutti i capelli dritti, cioè, vediamo un po', siamo al 20 gradi, vabbè come prima, oggi è 21 gradi. Va bene, io adesso vi posso lasciare perché finiamo questo video e grazie che mi fate sempre la compagnia e grazie che mi mettete già pollici su e chi mi guarda i video e chi mi commenta sotto, grazie a tutti, mega bacio, ciao, al prossimo video camminata, perché io soprattutto cammino e vi porto con me, i video sono così, ci saranno pure altri, però soprattutto questi, ciao. Thank you.